Ciao, allora ragazzi, nuovo video. Questa volta è un video tag che ho visto. Come poi avete potuto comunque capire dal video, parliamo di rossetti. Quindi il tag è I love lipstick. Allora, in verità, io mi sono accorta di avere tanti rossetti. Quando comunque sono andata a sbirciare gli altri video, ho deciso di fare il mio. Ho detto adesso metto ordine nei miei rossetti. Ne ho trovati tanti, tanti, non pensavo di averne così tanti, in verità, di averne accumulato così tanti, non sono tantissimi, non pensate chissà che, però sono tanti per quanto poi ne uso in realtà, perché alla fine ne uso veramente pochi, perché alla fine preferisco truccare molto più gli occhi, e quindi a volte, insomma, lascio le labbra nude, quindi, insomma, li uso veramente poco. Allora, iniziamo subito col tag. Il tag è molto carino, mi piace molto guardarlo perché comunque i rossetti sono l'amore di tutte le donne, anche chi non li usa tanto comunque ci piace guardarli. I packaging sono sempre molto belli, la profumazione, le loro forme, insomma. Iniziamo subito perché mi dilevo sempre in tante chiacchiere. Allora, prima domanda sono, se non sbaglio, scusate se guardo sotto, ma ho la mia agenda di mail. Vabbè, allora sono 14 domande, iniziamo subito con la prima. Quanti rossetti hai? Allora, li ho contati, sono 21, non sono tantissimi. Ho visto tag di ragazze che ne hanno molti, ma molti di più, sinceramente le invidio anche, ma comunque io non usandone tantissimi, insomma, per me sono già tanti, 21 sono tanti davvero. Poi, qual è stato il primo rossetto che hai comprato? Allora, io ho iniziato, la mia passione di trucchi risale a quando veramente ero piccola, adolescente, perché la mia mamma, insomma, struccava, io andavo sempre a curiosare in bagno quando lì si metteva il rossetto, si metteva il mascara. E verso i 15 anni comunque ho incominciato in occasione di una gita a Roma con la scuola, la mia mamma mi aveva, insomma, regalato qualcosina da portare in giro. E mi regalò, mi ricordo, preso in profumeria, se non sbaglio, della Colista, un matitone rossetto, tra l'altro di un colore orrendo perché era un marroncino orribile. Comunque, e niente, però quello non ce l'ho più, però il mio primo vero rossetto io l'ho ancora. Ed è esattamente questo rossetto dell'Avon, di un packaging che ormai sarà sicuramente vintage perché ha veramente tanti anni. Considerate che ne ho 30, l'avrò comprato sicuramente 16 anni, insomma intorno ai 3, è intorno ai 15 anni a questo rossetto. E infatti adesso lo aprirò poco, perché ha un odore, rossetto proprio andato. Guardate il colore. Ragazzi, rendetevi conto del colore che avevo comprato. Allora, questo colore, eccolo qua, un viola veramente, veramente forte. Non so, mi piaceva questo colore, io ricordo che andavo pazza per questo colore, immaginatevi come io andavo conciata in giro, sarà sempre carnevale con questo colore, c'è una quindicenne con queste labbra viola. Vabbè, a me piacevano, mi piacevano i colori e questo è stato il mio primissimo rossetto dell'Avon. Sicuramente non fanno più, infatti un cimelio, ma vabbè, sono ricordi, sono cose che rimangono nel cuore. Poi, qual è il tuo rossetto più nuovo? Allora, l'ultimo rossetto che ho acquistato è stato il rossetto della Revlon, che ho messo sicuramente nei preferiti, se non mi sbaglio, ve l'ho fatto già vedere. Ed è esattamente questo, fucsia, fantastico. Un bellissimo fucsia che adoro. L'ho trovato in offerta da Saponi Profumi, è il numero 30, il fucsia. È un bellissimo colore che sto utilizzando veramente tanto ed è l'ultimo che ho acquistato. L'ho trovato in offerta. Questi rossetti della Revlon sono fantastici, hanno una texture morbida e idratante, veramente veramente durano a lungo, veramente buoni, ve li consiglio.
Poi, terza domanda, quarta, qual è la tua marca di rossetti preferita? Allora, ragazze, io bramo fortemente i rossetti della MAC. Qua in Sardegna non se ne trova, io non so se voi ragazze sapete se da qualche parte riesco a trovarli, ma comunque in zona, nella zona di Cagliari, da quello che so io, non li trovo, quindi purtroppo dovrei fare un ordine online, ma comunque fare un ordine per un rossetto mi sembrerebbe, insomma, non spreco, quindi nel caso dovessi comunque commissionare mia sorella di andare a Bologna a comprarmi qualcosa, comprergli qualcosa in più. Quindi la mia marca di rossetti preferita è sicuramente la Revlon. È sicuramente la Kiko, perché la Kiko la utilizzo parecchio. Mi piacciono tutte le texture e mi piacciono insomma i loro colori e il loro prezzo. Quinta domanda, rossetto rosa preferito. Allora, il rosa è un colore per me molto molto difficile da portare, non utilizzo mai niente di rosa, non mi piace l'abbigliamento, non mi piacciono gli smalti, non mi piacciono tanto bene i rossetti. Credo che sia un colore che non stia molto bene a me, quindi non ne ho tanti. Forse un rosa che scusate se ogni tanto sparisco, ma ho rossetti da questa parte, scusate. Un rosa che utilizzo molto molto spesso, questo è l'altro, anche questo ve l'ho mostrato, ed è un rosa antico, un rosa molto molto bello che ha dei riflessi viola che mi piace tantissimo, veramente questo mi piace tanto. I rossetti Asta sono molto molto buoni, hanno un'ottima profumazione, hanno un'ottima texture e durano veramente tanto, quel prezzo chiaramente è buono, sono comunque rossetti low cost. Poi, sesta domanda, rossetto nude preferito. Allora, per quanto riguarda il nude ne ho alcuni. È sicuramente il mio preferito, che comunque è un nude che viene sul marroncino, un rosa marroncino della Kiko, di una vecchia collezione comunque che uscì a Natale di un anno fa, credo. Infatti è rovinatissimo perché si è proprio tolta tutta la pellicola dorata che aveva, insomma, casino. Questo è il nude che preferisco in assoluto. Voi lo vedete, sembra un po' più scuro, ma posso garantire che comunque sulle labbra è un nude adattissimo comunque, secondo me, alla mia carnagione, perché un nude più chiaro insomma, sono già molto abbastanza chiara, quindi smorzerebbe molto, cioè mi renderebbe ancora più cadaverica, quindi più nude chiarissimi no, non mi piace vederli, ma adesso a me non li vedo proprio. Poi, settima domanda, rossetta pesco corallo preferito. Allora, anche qua è un tasto dolente, perché il corallo è un colore che adoro, pescato lo stesso, però sinceramente non ce lo vedo adesso a me, è un colore che secondo me se non hai i denti bianchissimi ringiallisce parecchio e quindi è un colore molto molto difficile. Io ne vedo in giro a volte, tutte ragazze, secondo me non stanno molto bene, però ne ho uno che mi ha portato da poco la mia sorella. Poi vi parlerò dei regali bolognesi, delle cosine che mi ha portato mia sorella, ed è questo della Stardust, ed è un rosa che vira al corallo, è un finish perlato, questo, ma è veramente 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 molto molto bello, con l'abbronzatura sta benissimo. Io poi ho fatto delle ricerche, è la Stardust, è un'azienda che produce, ha iniziato a produrre in America, negli USA, è un'azienda che produce prodotti naturali, quindi ha una buonissima profumazione, è molto buono, l'ho provato solo una volta, non posso fare chissà quale recensione, però per ora mi sta piacendo. E niente ragazze, questo è l'unico corallo, però, perché ripeto, non mi piace su di me purtroppo questo colore, non lo trovo adatto insomma a me. Poi, ottava domanda, rossetto rosso preferito. Allora, su rossi caschiamo benissimo, perché io la maggior parte dei miei rossetti sono rossi. Allora, il mio rossetto rosso preferito in assoluto è esattamente questo,
Il rossetto, uno dei rossetti, l'unico rossetto che ho della Kate Moss, della, insomma, la linea che faccio Kate Moss, è il numero 10. Allora, ragazzi, questo è un rosso fantastico. È un rosso che vira, non è né troppo caldo né troppo freddo, quindi veramente stupendo. E ha una scrivenza, ragazze, fantastica. È veramente stupenda. Scusate la luce, ragazze, ma meglio di così non posso. È un rossetto che adoro, è un rossetto che ha una profumazione incredibile, veramente di ciliegia, buonissimo. E ha una durata ottima, veramente, veramente dura tanto e non secca le labbra. Non ha un finish completamente cremoso, è un semi matte direi, però veramente, veramente non secca le labbra, quindi dura tantissimo. Questo è il mio rosso preferito in assoluto, fantastico. È il numero, sì, numero 10, ve l'ho già detto. Poi il rossetto viola preferito, allora io rossetti viola non ne ho, ne avevo uno prugna della Pupa che ho regalato a mia sorella, quale mando un bacio che adesso spero utilizzi perché gli ho dato un pezzo del mio cuore, scherzo ovviamente, stiamo parlando di rossetti. E niente, quindi viola non ne ho, mi piacciono soprattutto i prugna per quanto riguarda la stagione invernale, però sinceramente in questo momento non ne ho, è da tanto che non ne compro, avevo quello regalato. Poi il rossetto fucsia preferito, esattamente un rossetto fantastico di un fucsia bellissimo ed è della NYC. Allora ragazze, se riesco ad aprirlo lo faccio vedere, scusate un attimo. Allora ragazze, stavamo dicendo, il rossetto fucsia preferito è esattamente questo, della NYC. Adesso se trovo un altro posticino vi faccio vedere che bel fucsia è. Esattamente questo, un fucsia fantastico, meraviglioso, bellissimo, veramente molto piaciuto di come lo volete voi in camera. Un prodotto fantastico, un prodotto che è veramente pigmentatissimo, dura, un prezzo comunque che non supera i 4 euro, quindi veramente un rossetto è sicuramente il mio rossetto preferito, fucsia. Poi undicesima domanda, il colore inusuale. Allora, il colore inusuale in verità ci ho dovuto pensare un po', perché non ho colori inusuali, se un rossetto non mi va, non lo vedo su di me, non lo acquisto direttamente, però mi è stato regalato un rossetto da mia sorella, della Kiko, di una collezione di tanto tempo fa, di un colore che effettivamente è parecchio inusuale, perché come potete vedere è ultra chiaro, un nude chiarissimo. Io cercherò di sbucciarvelo in qualche modo, ma non credo di. Questo, ragazzi, come potete vedere, neanche si nota perché è veramente, ma veramente molto chiaro. Io questo rossetto, ragazze, l'ho provato veramente a utilizzarlo, ma l'ho utilizzato alla fine una volta perché mi sbianca veramente, mi sbatte il viso, mi rende ancora più cadaverica di quello che sono. Non è un rossetto che sicuramente è adatto a me. Questo rossetto così nude, così chiaro, sono veramente rossetti molto molto difficili da portare. Io li vedo di più sulle ragazze nordiche, sulle ragazze bionde, però veramente è molto molto difficile da portare. Questo è veramente un colore molto molto inusuale per me, peccato, perché comunque è un bel colore, ma su di me veramente non lo riesco a utilizzare. Lo tengo chiaramente per il coro perché adoro questo packaging e poi è un regalo, però veramente adesso l'ha toppato come colore, non riesco veramente a utilizzarlo, per me è un colore veramente inusuale. Poi, dodicesima domanda, rossetto scuro preferito. Allora, rossetto scuro preferito, io penso che sia veramente un rossetto rosso. Quindi scuro, credo che di non averlo. Ma penso che sia questo, che è della Venn. La Venn, ragazze, la troviamo, sappiamo che troviamo, sono tutti i miei prodotti, buonissimi, allergici.
un po' carucci, effettivamente li troviamo in farmacia, in farmacia o in parafarmacia. Questo è un rossetto che vira al mattone scuro, è un rosso mattone scuro che tra l'altro si è squagliato in una maniera incredibile. Mostrarvelo, rimane veramente veramente scuro. L'utilizzo prettamente in inverno perché comunque credo che sia un colore più autunnale, invernale, ma è veramente veramente bello, idratantissimo. È fatto in questo modo, alla matita, dello stesso colore. E poi il rossetto, come potete vedere, l'ho utilizzato parecchio perché è veramente un rossetto che adoro, perché ha anche una buona durata. Certo non ha una durata eccessiva perché comunque ha un finish molto morbido, quindi non dura tantissimo, però idrata moltissimo le labbra, quindi ve li consiglio. Poi allora, mio finish, allora siamo arrivati alla 13ª domanda, il mio finish di rossetto preferito. Allora sicuramente preferisco i matte, perché i matte, anche se non ne ho tantissimi in verità, sono leggermente contraddittoria, mi piace una cosa, me ne compro un'altra, ma vabbè, noi donne siamo fatte così, sono gli ormoni. Sicuramente il matte, perché il matte dura di più. Io ho veramente un problema con i rossetti, non riesco a farli durare, probabilmente perché parlo tanto, probabilmente perché le mie labbra hanno insomma una forma che non consente. Non lo sono ancora da spiegata bene come mai succeda questo, proprio perché comunque fumo e quindi la sigaretta, ahimè, mi crea anche questo problema, oltre a tutti gli altri che crea, ragazze. E niente, quindi credo che sia matte. Quelli molto molto glitterati, molto sheer, non mi piacciono tanto perché non hanno una buona durata e sinceramente quella appiccicatrice sulle labbra non mi piace, perché poi a volte se il rossetto non è proprio buonissimo lascia comunque quella riga antiestetica e poi sparisce qua all'interno, veramente orrendo. Veramente orrendo, quindi i matte li preferisco di gran lunga per la durata comunque. E niente, poi sicuramente ci sono dei miei preferiti anche a livello di semi matte morbidi che comunque durano e idratano, ma sicuramente i matte sono quelli che preferisco perché hanno una durata fantastica, no? Hanno una durata molto ma molto elevata. Poi ragazzi, siamo arrivati al 14ª domanda. Altri rossetti preferiti? Allora, sicuramente ne ho almeno due che adoro. Il primo è un nude, che come potete vedere, un nude della Kiko, che è il numero 399, non si vede più perché sono da tantissimi anni. Se riesco a trovare un posto, ve lo swatch. Ed è esattamente questo. Lo vedete più scuro in camera, ragazze, ma vi garantisco che è un nude marroncino, un rosa antico marrone, che è veramente fantastico. Ha una profumazione, vi garantisco che ce l'ho da un po' di tempo, almeno un anno e mezzo, due anni, ma non ha cambiato la formulazione. È un creamy, un profumo buonissimo di biscotto, di qualcosa di dolce, una buona durata, veramente mi piace tantissimo e l'ho usato tanto. Poi altro rossetto preferito che mi ho mostrato nei prodotti, nella review dei prodotti della Sien, che troviamo alla Lidl, è sicuramente questo rosso. Questo rosso che io veramente sto adorando, perché è un rosso che secondo me d'estate è fantastico, perché vira sul corallo, ma non tantissimo, da quel corallo che comunque a me non sta bene. Quindi è un rossetto rosso fantastico, io ve lo swatch anche se me l'avete visto anche indossato, ed è questo. È un rosso bellissimo che ha una durata fantastica, ragazzi. Questo è uno dei miei rossetti, pagato 2 euro, quindi se li trovate vi consiglio, perché ha una durata ottima, veramente ma veramente fantastici. E niente ragazze, era l'ultima domanda. Io spero comunque di avervi insomma fatto compagnia. Io adoro questi tag perché comunque ci conosciamo meglio, insomma vediamo qualche prodotto, vediamo qualche swatch. Mi dispiace se comunque gli swatch e la luce non hanno consentito. Guardate che meraviglia di colori, io adoro impiastricciarmi, è sempre stato così da piccola, è per quello che infatti adoro il make up.
Niente ragazzi, adesso vado a lavarmi le mani. Io vi saluto, vi mando un bacio a tutte le ragazze che si sono iscritte, a quelle che si iscriveranno, a quelle che mi commenteranno. Vi auguro una buona giornata, delle buone vacanze, chi sta facendo delle vacanze, chi sta godendo il mare. Io vi saluto, bacio, bacio e vi rimando al prossimo video. Ciao!